presidente dell'associazione Arteggiando e direttore artistico della stessa. Questo è il terzo itinerario organizzato con l'associazione di cui sono presidente, Associazione Arteggiando. Primo itinerario nel 2014, itinerario d'arte in terra di lavoro, 9 mesi, 5 siti monumentali. Il secondo itinerario d'arte lungo il Miglio d'Oro, 5 mesi lungo le ville, alcune delle più belle. E ora 2020, itinerario d'arte lungo la Napoli nobilissima, quindi lungo i palazzi nobiliari di Napoli. Saranno ben 12 palazzi che ospiteranno l'itinerario, quindi con questo eccezionale tour di arte contemporanea attraverso questi palazzi noi portiamo i cittadini alla fruizione, alla riscoperta di questi luoghi, alcuni dei quali sono generalmente chiusi, anche delle dimore private, uffici professionali e quindi che generosamente hanno aperto questo itinerario e al pubblico che ci seguirà attraverso tutto il 2020, un'inaugurazione al mese, 12 palazzi, quindi ci sarà arte, food, moda, convegni, meeting, workshop, visite guidate, quindi sarà un bel palinsesto di appuntamenti di cui potrete leggere i programmi sul sito dell'associazione www.arteggiando.com. Sì, sono iniziative che fanno bene, noi siamo molto orgogliosi che questa iniziativa parta da Palazzo San Giacomo, è un modo per far conoscere il palazzo dell'Assemblea Cittadina, il palazzo dell'amministrazione comunale, non come solo il luogo della burocrazia e delle quotidianità, delle incombenze dei cittadini, ma anche secondo un punto di vista attraverso un suo valore monumentale. Ed è in realtà molto interessante questo progetto, perché è un progetto che costruisce un itinerario non convenzionale e noi siamo molto attenti a chi propone itinerari non convenzionali, perché abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni che per fortuna tanti turisti arrivano nella nostra città, ma è anche vero che dei luoghi sono un po' troppo congestionati, quindi degli itinerari che aprono quei luoghi congestionati e che favoriscono i flussi in luoghi della città non conosciuti sia per i napoletani che per i turisti sono sempre iniziative ben accette. Una cosa importante è che le istituzioni in un certo qual senso riescono a raggiungere anche delle parti storiche della città di Napoli. Noi ci auguriamo di poterla estendere a tutta l'area metropolitana di Napoli, che è vero sì che alcuni palazzi gentilizi si trovano all'interno della città di Napoli, ma tanti altri palazzi storici, pensiamo solo alla parte di Portici Bella Vista, pensiamo all'area vesuviana dove ci sono delle caratterizzazioni e delle architetture che si diversificano tra di loro. Quindi qual è lo spirito di questa iniziativa? Prima tra tutto è dare la sensazione che le istituzioni sono nelle abitazioni, nelle famiglie, quindi è l'istituzione che va verso i cittadini. Come seconda cosa, che secondo me ritengo importante, è quella che il coinvolgimento di tutte le parti sociali, da partire da quelle che caratterizzano le professioni, quindi biologi, avvocati, architetti, si mettono insieme a programmare quella che può essere praticamente la prospettiva futuristica culturale di questa città, immaginando non di viverla separatamente ma in una dimensione di connessione, a prescindere se è una connessione di carattere informatico o amministrativo. Quindi questo può tracciare sicuramente un percorso. Naturalmente questi appuntamenti sono importanti perché possiamo ricostruire un po' anche la storia di Napoli, che non tutti sanno ricostruire o conoscono come ricostruire la storia di Napoli, che dalla dominazione spagnola, l'architettura spagnola, quella bizantina, quella legata all'excursus storico di quello che poteva essere la città di Napoli. Naturalmente ci auguriamo di poter tirare fuori tante e tante altre iniziative anche grazie all'associazione.